Calma, ma solo apparente in città. L'impressione è che il peggio dovrà ancora venire. Sì, perché il grosso dei tifosi arriverà nel primo pomeriggio. 8.000 dall'Italia e dall'Olanda praticamente in contemporanea. In tutto si prevedono 50.000 tifosi, oltre il doppio di quelli che hanno il biglietto della partita. A Tirana è stato proclamato un giorno festivo per motivi straordinari. Le vie saranno chiuse, lo stadio, poco distante dal centro, potrà essere raggiunto solo a piedi. La notte scorsa, con i primi tifosi arrivati, la situazione è sfuggita di mano. Gli effetti registrati attorno a mezzanotte. Alla fine il bilancio, non ancora ufficiale, parla di 12 poliziotti feriti, 60 fermati, 48 sono italiani, una cinquantina rimpatriati. I feriti più seri sono un poliziotto ed un tifoso albanese. I primi contatti sono stati proprio tra albanesi e olandesi. Poi sono arrivati i supporter della Roma, sbarcati ieri in città. Tirana, Giuseppe Bisantis, GR1.